Think Twice, Buster Keaton, Tibe. Per se strade fratte sotto zero, camminiamo quatti quatti senza farci vedere. Noi che abbiamo un nostro posto, per te il posto è già pieno. Ovunque andiamo quanti sbatti, quatti quatti. Per se strade fratte sotto zero, camminiamo quatti quatti senza farci vedere. Noi che abbiamo un nostro posto, per te il posto è già pieno. Ovunque andiamo quanti sbatti, quatti quatti. Ciao a tutti, benvenuti sulle frequenze di Radio Sayut, questa diretta streaming è Skype, inizio subito con la paperaccia, e anche Facebook, per questa seconda puntata di Spoken Poetry, la poesia che parla, questa poesia che esce dai libri, esce dalle pagine patinate, anche un po' noiose dei libri, per diventare poesia viva, poesia parlante, poesia performativa. Oggi siamo ancora con un gruppo di giovani, giovani e veramente intraprendenti, ragazzi che hanno costituito qua a Bologna un collettivo che adesso però è diventata addirittura associazione culturale. Loro sono i ragazzi del collettivo Zoopalco, di cui vediamo un'allegra minima rappresentanza, perché loro sono veramente in tanti. Abbiamo con noi finalmente una donna, Eugenia Galli. Un applauso a Eugenia. Bravissima poetessa, anche però veramente molto bella e anche molto brava sul palco. Provare ad andarla a vedere per credere. Poi abbiamo Riccardo Iacchini, ciao Riccardo. Ciao, poi sì. Abbiamo Tommaso Galvani e Toi Giordani. Ma prima di iniziare la chiacchieratona lunga un'ora e poco più con i ragazzi dello Zoopalco, lascio la parola a Ugo Moreno, che ci segue dallo studio di Modena, per la chiacchieratina iniziale, il cappello iniziale. Vai Ugo. Ti ringrazio Silvia. Ormai già da diverso tempo a questa parte Radio Science si avvale della collaborazione di diverse web radio, che sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio e le ultime tre, le piccine per così dire, che sono Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Inoltre, come sempre, ci si può seguire sul sito di radioscience.it, sempre lì anche la web TV, sulla web TV, e la chat è aperta, e ovviamente c'è sempre la diretta streaming su Facebook, anche lì la chat è aperta. Mi raccomando, scrivete, tempestateci di domande. E per stasera c'è anche una novità, signori miei, perché abbiamo istituito il telefono. C'è la linea telefonica più che altro, il telefono già c'era, che è allo 0422 16 26 622. È possibile ci raggiungerci, il sottoscritto risponde, mi raccomando non mandatevi a quel paese, e potete interagire direttamente con gli ospiti e quindi porre tutte le domande del caso. E con questo è tutto, Cressilvia, ti ripasso la parola, io vado ad aprirmi una lattina di birra. Dai, adesso tra un po' a me arriva anche il prosecco, facciamo finta di essere una trasmissione seria, in realtà ragazzi hanno un buonissimo rosso, noi qua abbiamo il prosecco e tu la birrotta. Ok. Torniamo alle cose serie, scusate se mi giro da quella parte, ma l'altro PC su cui ho tutte le vostre informazioni. Zoopalco è un collettivo di poeti votato all'oralità e alla multimedialità di base. Adesso mi sono sottolineata in grande così tutta una serie di cose che vi voglio chiedere. Nato nel 2016 come nucleo organizzativo e performativo di iniziative di poesia e musica, muove i suoi primi passi nel sottobosco bolognese attraverso i caratteristici Poetry Jam, liberi eventi e microfono aperto, noti per eccentricità e dispersione di parole ed energie. Insomma, adesso intanto vi spiegate che cos'è la multimedialità di base. Questo sicuramente può rispondere solo Toi a questa domanda. Prima che mi abbiate seccato tutta la boccia di vino, che dopo non connettete più. Iniziamo con le domande difficili subito. Multimedialità di base. Vai, Toi. La multimedialità, niente, noi cerchiamo di lavorare in senso, come hai detto tu, cerchiamo di riprendere la poesia orale, che ha una lunghissima tradizione, sta ritornando in auge proprio in questi tempi. E fortunatamente, aggiungo io. Abbiamo i mezzi per in realtà trasformarla in musica, quindi spoken word music oppure videopoesia, quindi un po' con tutti i supporti che ci permettono di veicolare le nostre poesie in senso multimediale anche a livello produttivo, cioè cercare di scrivere per l'oralità, scrivere per il video, scrivere per, insomma, i supporti che abbiamo in mano, che possiamo, di cui possiamo usufruire, ecco. Un
una cosa che dicevo prima con Ugo, prima di andare in onda, era di prendere la linea, insomma, di andare, non si dice più andare in onda, una volta si dice, adesso come si dice, prima di connettersi, era appunto che il web offre tantissime possibilità, no, di esprimersi, di farsi conoscere, e che si riesce anche a produrre roba di qualità, usiamo la parola roba, anche con pochi mezzi, no, economici. Adesso veramente si può fare tanti, si possono fare tantissime cose avendo un po' manualità e conoscenza. Allora, eccentricità e dispersione di parole ed energie. Cosa disperdono Eugenia e sti ragazzi? Cosa fanno? Voglio far parlare le donne. No, non ho capito la domanda. Vai, Eugenia, hai bevuto un bicchiere di vino. Allora, te la ridico. No, allora, liberi eventi di microfono aperto, voi dite che state organizzando appunto questi Poetry Jam, okay. Siete nati come organizzatori di Poetry Jam, liberi eventi di microfono aperto, noti per eccentricità e dispersione di parole ed energie. Che cos'è un Poetry Jam? E perché c'è questa eccentricità e dispersione di parole ed energie? Dispersione no, perché dispersione? Beh, perché sono delle serate un po' confusionarie, anche, anche nell'idea che c'è dietro, però confusionarie in senso positivo. Anche nell'organizzazione. Anche nell'organizzazione. Però c'è... Facciamo un casino e divertemose, dai, ok, perfetto. Esatto. No, di solito c'è tanta gente piuttosto fuori di testa. È stato di recente l'anniversario di una serata meravigliosa in cui... Marina Grigorievna, che è una nostra super affezionata, durante una performance si è data fuoco ai capelli. Apposta o per disgrazia? No, no, apposta, cioè praticamente per la multimedialità. Per la multimedialità ha chiesto un accendino dal pubblico e quando questo accendino le è arrivato, lei ha preso i capelli, tipo così, e gli ha dato fuoco. E poi... Ma come l'avete spenta, scusa? Cioè, no, anche perché è pericolosino una cosa... Come l'avete spenta? Ancora bruciando. Ah, ancora lì che... Dopo, con i capelli ha fatto tipo un po' così, finché non si sono spenti, e per tutto il locale, che era abbastanza piccolo, si è diffuso l'odore dei capelli bruciati. Essenza di pollo. Un'essenza di pollo, praticamente. Esatto. Ed è seguita una poesia in cui lei parlava dell'odore che farà il suo corpo quando da morto verrà cremato. E quindi, diciamo, però, mi piace questa cosa, coraggiosa, innovativa. Per spiegare l'eccentricità, secondo me, è davvero ideale, ecco. Anche la dispersione. Sì. Ok, ma la gente come reagisce a queste cose? Il pubblico come reagisce? Come reagisce? Come reagisce il pubblico? Dipende, di solito molto bene. Secondo me è comunque uno strumento che funziona dal vivo, il pubblico generalmente lo diciamo che c'è un casino di gente, no Riccardo? C'è un casino di gente ai Poetry Jam. Ma non è tanto, c'è gente sì, ma non è tanto questo, quanto il fatto di riuscire, secondo me in generale, questo la poesia orale, la poesia performativa, la performance in sé cattura molto il pubblico. È una cosa, anche le persone che non sono lì apposta, sono capitate nel locale e si ritrovano dentro una serata di questo tipo, vengono catturate molto facilmente da questo tipo di esibizione. Poi magari i capelli bruciati bisognerebbe chiedere, una cosa un po' soggettiva, non so se tutti abbiano reagito nello stesso modo. Beh, diciamo che è rimasta impressa questa. Sicuramente ha colpito. No, ma sapete cosa sto notando? Che sto vedendo su Facebook parecchi inviti, e ci sto anche andando, a cose di a performance di grande coinvolgimento di pubblico. Allora, il Poetry Jam a Bologna è approdato nel 2006 con Franz Canti, con poeti ad alta voce, che però poeti ad alta voce aveva un grosso problema di coesione tra i membri, quindi il progetto era bello ma non c'erano le persone giuste, e fortunatamente adesso poi è andata avanti, insomma, per iniziative private sempre un po' in questi anni, poi fortunatamente adesso ci siete voi, c'è Versante Ripido che organizza, parlo dell'ambito poetico, performance orali di poesia, però sto vedendo, per esempio, ci sono anche andata, che c'è un locale in via San Valentino che fa varie cose, intanto hanno iniziato a fare stand up comedy e anche lì c'è un sacco di gente, poi ha iniziato a fare questo gong show, che invece si tratta, coinvolge i comici, i cabarettisti.
e anche lì c'è un grandissimo coinvolgimento di pubblico, e c'è sempre, anche perché è il pubblico che vota, no, alla fine. E quindi il meccanismo è sempre coinvolgere il pubblico come parte integrante, votante, partecipativa. E c'è un casino di gente. Vedo che la performance, cioè le battle, che in Europa vanno da un tot di tempo, fortunatamente stanno riprendendo piede anche, stanno prendendo piede anche qua in Italia, che siamo sempre un po' le ultime ruotine del carro, però stanno prendendo piede e la gente si diverte a queste cose, quindi è veramente molto molto interessante. Allora, continuiamo però dalle vostre, dalla vostra scheda di presentazione, allora, organizzare, ecco, Poetry Slam all'interno del circuito nazionale LIPS. Allora, il Poetry Slam, che cos'è il Poetry? Lo spiego io, lo spiegate voi, spiegatelo voi che siete gli ospiti, dai. Io? Fammi il nostro presentatore. Ah, dai. Sera, benvenuti tutti quanti. Il Poetry Slam che cos'è? Il Poetry Slam è una gara, una competizione divertente in cui ci sono dei poeti che gareggiano fra loro a colpi di poesia, con le loro poesie, con un regolamento particolare, un minutaggio particolare, molte limitazioni circa gli oggetti di scena che non si possono usare o assenza di musica, cose così. E la cosa divertente è che giustifica la pratica del Poetry Slam è la giuria popolare, quindi la richiesta di un pubblico che voti chi secondo loro ha fatto, chi secondo il pubblico ha fatto, non per forza le migliori poesie, però la performance che è piaciuta di più. E questo è molto, naturalmente non è il fine ultimo a cui si tende, però è un bellissimo strumento di conoscenza, di autoconoscenza. È chiaro che non facciamo le Olimpiadi alla poesia, però potreste farle, perché no? Potremmo fare la nazionale di poesia. Dai ragazzi, bellissimo, giocando in un campo di calcio, bellissima, dai. Quindi niente, una bella gara dove si conosce un sacco di gente, dove il pubblico familiarizza per la prima volta con la poesia molto spesso e ne rimane affascinato e poi magari fa anche altro. Dopo magari si appassiona alla poesia cartacea, si appassiona alla spoken music, si appassiona ai canali YouTube di questi poeti, di Button Poetry o della Lips in Italia. Quindi dopo c'è un giro di persone ed è un ottimo canale per conoscere, quindi noi ci crediamo. Non ne facciamo tanti di Poetry Slam, però quelli che facciamo, no, ci crediamo molto. Secondo me la cosa bella dei Poetry Jam, poi è la jam session poetica, no? Giusto per capirci un po' meglio, spiegare un po' meglio a chi ci sta ascoltando e guardando. Secondo me il valore aggiunto dei Poetry Jam, dei Poetry Slam, è che è generazionalmente trasversale, cioè trovi il ragazzo giovane, trovi l'uomo e trovi la persona, cioè l'uomo e la donna adulta, diciamo, e trovi anche la persona leggermente ageno, che però si fondono insieme, hanno un linguaggio comune, cosa che per esempio in altre situazioni di, tra virgolette, divertimento non c'è, no? Noi soprattutto in Italia siamo abituati, correggetemi se sbaglio, a un divertimento molto settario, i ragazzi da una parte, le persone da un'altra, le persone adulte da un'altra, le persone agite da un'altra ancora. Invece lì c'è una fusione delle generazionali che a me personalmente è sempre piaciuta molto. Correggendomi se sbaglio, è così. Anche di stile, non solo di età. Cioè, come dicevi tu prima, anche una differenza fondamentale che c'è con la comicità, con la stand-up, è che non necessariamente, ovviamente, il performer, il poeta ha l'intenzione di divertire in senso stretto, di fare ridere, no? Quindi ti puoi trovare magari il ragazzo che è particolarmente sarcastico, ironico, il signore anziano, più anziano quantomeno, che è invece più serio, come il contrario. C'è un mashup di stili. Noi per esempio siamo una crew di poeti che non ha mai fatto ridere nemmeno per sbaglio, però Io sì, ma non volevo. Ci difendiamo. Cos'hai combinato, Tommy? Sì, ma non volevo. È anche di retaggio culturale, insomma, cioè si mischiano poi tante cose differenti anche per quello che riguarda tutto il background delle persone, quindi non solo età diverse, non solo stili diversi, ma anche storie diverse, esatto. Ok. Allora, aspetta che vi facevo un'altra domanda. Ah, ecco la domanda che avevo, perché mi volevo tenere in mente la domanda, ma ero anche concentrata su quello che mi stavate dicendo. Le tre caratteristiche fondamentali del perfetto performer di Poetry Slam. Oh mamma, ci dobbiamo consultare su questa. Di Poetry Slam, quindi ci stai chiedendo
se ci stai chiedendo cosa fare per vincere una gara, io penso... No, per salire su un palco, cioè, che cos'è che viene apprezzato per vincere una gara lì? Cioè, dipende che giuria hai davanti e che gusto ha la giuria, non c'è niente da fare, cioè, al di là della bravura singola, no? Dipende molto, secondo me, anche dai gusti della giuria, no? E sì, da come vota, ma come in qualsiasi concorso, secondo me. Comunque, no, che cos'è che caratterizza il performer di un poetry jam e di una poetry jam, perché poi alla fine si performizza anche nelle jam poetry, diciamo la testa, diciamo sì. Secondo me non sono universali, se ne diciamo quattro invece che tre, va bene, quattro, bene, dai, quattro. Diciamone una testa, vai. Però proprio così, dai, abuso. Così va bene. Secondo me è l'abilità nel creare empatia, anche se mi correggerebbe per l'appunto Savo Gin stesso, che quindi prendiamolo per buono, visto che probabilmente è uno di quelli che riesce meglio, dicendomi che l'empatia non esiste, esiste solo la compassione, perché questo mi ha detto, nel senso di patire assieme, però okay, secondo me è questo. Che poi è l'empatia, vabbè. Esatto, però è la simpatia. Andate a parlarci voi. E secondo me è questo, l'abilità nel creare empatia con chi hai davanti. Bella questa cosa, molto bella, come in qualsiasi forma d'arte, no? Se tu, esatto, se tu non entri in contatto col pubblico, se puoi essere il più bravo del mondo, ma non trasmetti nulla, quello è un guaio. Seconda caratteristica. Ma secondo me la gioia di essere lì sul palco in quel momento, anche quando stai facendo una cosa seria, sì, la gioia di star dicendo qualcosa a qualcuno e di dirglielo non buttandolo via, non... aspettando che sia il turno di qualcun altro e cercando di andare il più in fretta possibile, ma godendo sul momento così che anche il pubblico possa goderne. Ok. Certa? Un valido taglio di capelli. Ecco. No, non lo so, perché in realtà mi muovo un po' tra questi ambiti qua. Secondo, per riprendere una frase di Nietzsche, addirittura, sì. No, è il stare lì e... fare quella cosa con la stessa serietà con cui gioca un bambino. Cioè, con quella stessa serietà. Ma state dando delle definizioni spettacolari, la stessa serietà con cui gioca un bambino. Questa è fantastica, ok. Poi via, vai. Toi. Secondo me ha anche a che fare con la padronanza della propria voce. Sapevo, cioè, di quanto... questa. Lo sapevo. Volevo dirla io, ma te l'ho lasciato. Lui è più padrone con la sua voce. Dai, quindi ci spaventa. La padronanza della propria voce intendo, cioè, ovviamente ognuno ha il suo modo di scrivere, però bisogna anche trovare, come dicevo prima, il mezzo giusto, che in quel caso è la voce, riuscirlo a padroneggiare bene per rendere bene la propria idea di poesia, per rendere bene quello che si ha da dire. Io potrei aggiungere, adesso che parliamo in termini quasi tecnici, un po' di ritmicità. C'è gente che non dare ritmo, no? Dare sonorità ai versi che stai leggendo, che stai recitando, che stai performizzando, dagli una storia attraverso la voce, attraverso la recitazione, no? Anche perché ormai i performer poetici stanno diventando sempre di più degli attori, no? Cioè diventa che devono fare, come dicevate prima voi, non si può usare musica, non si può usare un costume, non si può usare un oggetto di scena, non si può usare nulla se non il proprio corpo e la propria abilità vocale, e quindi diventa una mini performance teatrale, no? Dove tu, in quei tre minuti che hai, perché sono massimo tre o due minuti, adesso mi ricordo, devi dare tutto te stesso, cioè è lì, e devi darlo nella maniera più personale possibile, quindi perché sono poi i tuoi versi, perché tu non stai cantando una canzone di altri, non stai facendo una cover, tu ti stai mettendo a nudo, ed è quello il tosto, perché la poesia che si porta in jam o in slam è la poesia che tu stesso hai scritto, quindi... ti stai anche tra virgolette mettendo a nudo, soprattutto in certe poesie che parlano molto di sì, che si confrontano con la realtà di tutti i giorni, ma che parlano da un'esperienza estremamente personale, come è sempre la nascita di una poesia. Quindi insomma diventa una cosa molto intima e molto bella e anche molto coinvolgente, secondo me, se si riesce a fare, no? Certo. Allora, ho detto delle scemenze? No. Grazie ragazzi, so che mi volete bene. Allora, adesso continuo a leggere qua. Molteplici collaborazioni con associazioni e gruppi nazionali e locali nascono diverse possibilità didattiche e performative, perché vedo che prima della performance mi interesserebbe la didattica. Sul fronte didattico, lo palco collabora e promuove laboratori di poesia orale nelle scuole superiori. Come reagiscono i ragazzini? Cioè, ragazzini, ragazzi.
Bene, bene, molto bene. Sì, ma chi è di voi che se ne occupa? Sapevo che una volta c'era Nicolò Guguzza, no? Che entrava nelle scuole. C'è ancora Nicolò e io l'ho accompagnato più volte, poi ho fatto dei progetti paralleli in altre scuole e reagiscono bene, è un bello strumento. E funziona anche per le insegnanti. Ecco, quindi, quello che ti volevo chiedere, gli insegnanti come reagiscono? Bene, a noi siamo sempre stati molto fortunati, abbiamo sempre trovato molta libertà con le insegnanti, cioè proprio insegnanti che non vogliono cercare di darti indicazioni troppo specifiche, si sono fidate di noi, molte uscivano dalla porta e ci lasciavano qui. Sì. E ci lasciavano perché sapevano che finché c'erano loro, magari i ragazzi erano un po' bloccati o lo vedevano ancora molto come un insegnamento, una lezione. Invece, anche lì quello che abbiamo cercato di fare era di non so, entrare veramente in contatto col ragazzo e prima che fargli scrivere qualcosa, cercare di conoscerci, fargli vedere, sentire, leggere tutto il materiale che avevamo portato. E i ragazzi si prendono e stando a quello che dicono le insegnanti poi, che è, penso sia quello che poi è lo scopo da parte loro, da parte delle insegnanti per i quali accettano che vengano fatti questi progetti, riescono a vedere poi quello che è il loro programma didattico, quindi lo studio della poesia che può essere di terza, quarta, quinta superiore, seconda, prima, quello che è come qualcosa di meno distante da loro e un po' più tangibile, ecco. Non la vedono come una cosa sepolta, morta nei libri di anni fa, ma riescono a entrarci un po' più in contatto, sì, anche così pare. Il bello è che i ragazzi con cui abbiamo lavorato poi non sono ragazzi, ad esempio, di un liceo classico, che magari sono più abituati a sentire la poesia come una cosa più vicina a loro, ma sono ragazzi di un istituto tecnico, che quindi sono più vicini magari a esperienze come il rap, ad esempio, e secondo me questi laboratori mostrano loro quali sono i punti di contatto fra queste esperienze, e quindi sì, li portano a conoscere più da vicino la poesia che magari non avrebbero mai affrontato con quell'interesse. E poi scoprono, e non è da poco, perché invece per il punto di vista dei ragazzi è quello che li colpisce più di tutti, il fatto che esista uno strumento, cioè l'arte, con il quale poter dire quello che hanno voglia di dire, e riescono a dirlo molto meglio, riescono a dire anche delle cose che non saprebbero in quale altro modo tirare fuori se non riuscissero a conoscere la via dell'arte in generale, forse poi nello specifico della poesia, però li aiuta. Che bello, quasi una sorta di catarsi, no? Allora, come è organizzato un laboratorio di poesia in un liceo? Che cosa gli fate fare? Allora, dipende da quali sono gli accordi che si prendono con... Quanto tempo avete in genere per un laboratorio di poesia? Anche lì dipende. L'anno scorso Nicolò ne ha portato avanti, all'anno scorso e l'anno prima, alle Aldini, li ha portati avanti per metà anno, mi pare, quindi un semestre intero, facendo, non vorrei sbagliare perché l'ha seguito principalmente lui, ma mi pare 4 ore al mese, quindi okay. Quattro mattine al mese, scusami, non 4 ore, quindi un bel po', cioè è stato con i ragazzi molto, e gli ha fatto leggere tanto, scrivere, gli aiutava a dare una mano a scrivere, poi ha fatto tutto un percorso di poetry slam interno alla scuola, quindi di gare tra i ragazzi, dove i ragazzi stessi si giudicavano, e con un poetry slam conclusivo molto grande che ha portato poi il vincitore a essere tra i finalisti del campionato Under 20 che c'è a livello nazionale. Ok, perfetto. Apro una parentesi, diciamo che cos'è la LIPS, no? Lega Italiana Poetry Slam, no? Questa grande associazione che è attiva in tutta Italia con dei gruppi appunto che organizzano a parte attività poetiche, performance poetiche, serate di performance poetiche e ogni quant'altro che adesso andremo a vedere, questo campionato nazionale di Poetry Slam che si divide in eliminatorie, finali regionali, eccetera, eccetera, che poi alla fine finisce anche in un contesto europeo, se non sbaglio, no? Sì. C'è anche la, esatto, cioè chi vince qua il nazionale poi se ne va
se ne va a gareggiare in Europa. Allora, cosa? Vero. Abbiamo conosciuto la campionessa europea, tra l'altro. Donna! Di che nazionalità è? Belga. Belga? Recita in francese, quindi? Recita in mille lingue. Recita in fiammingo, in francese, inglese. Sì. L'abbiamo ospitata una delle serate di quest'estate. Che adesso ci arriviamo, piano pianino ci arriviamo, perché sto scorrendo la vostra scheda di presentazione e i punti sono tutti interessanti, allora li vorrei toccare proprio tutti. Allora, nascono diverse possibilità didattiche, ne abbiamo parlato, e performative. Allora, sui palchi di diversi festival in scena, spettacoli di teatro, poesia scaturiti da mashup di testi da scrittura collettiva e svariate performance singole di coppie. Ma il mashup poetico, esattamente come il mashup musicale, no? Come funziona il mashup? Cos'è il mashup? Un danno, sì. Ho appena versato il c'è vino. C'è Tommy che ci ha rovesciato addosso del vino. No, ma forse no, ragazzi, cioè no. Ugo, abbiamo qualche canzone da trasmettere stasera? Ma certamente, Radio Sai c'è sempre qualcosa. Cioè loro si devono asciugare, che sono... Allora facciamo così. Io devo andare a prendere il mio prosecco perché nessuno me lo porta, e allora io direi di mettere solo un brano. Esattamente, cara Silvia. Dai, allora. Benissimo. Allora, ragazzi, asciugate, vado a prendere il prosecco, ci sentiamo alla fine del brano, ok? Ok. Alla fine del brano, allora. Black Ciao. Star e questo è Scream. Buon ascolto. Ciao. We'll be right back.
Eccoci qua di nuovo con i ragazzi del collettivo Zoopalco per questa seconda puntata di Spoken Poetry, la poesia che parla. Stavamo parlando prima che si rovesciasse tragicamente, perché ogni goccia di vino rovesciata è un pezzo di vita che se ne va, di mashup di testi, scrittura collettiva, che sono le cose, diciamo, sono fanno parte delle varie iniziative che organizza Zoopalco. Mi sono incagliata, sono veramente distrutta. Allora, però, torniamo a bomba. Mashup di testi. Mashup di testi funzionano un po' come il mashup musicale, no? Si prendono due testi e si fondono insieme, è così? Dipende un po' dal concetto che c'è dietro allo spettacolo, dipende dallo spazio, dipende un po' da varie cose. L'ultimo che abbiamo fatto, per esempio, è stato su lo spunto di Giovanni Monti, che ha creato una serie di didascalie per un libro di arte, un libro di Angelo Maltoni, di fotografie e dipinti, e quindi abbiamo cercato di trovare nei nostri testi gli appigli giusti per rendere quello spettacolo appunto multimediale, quindi con dietro questo slideshow di fotografie e di dipinti che andavano sullo sfondo, e noi che abbiamo creato questo spettacolo attorno ad una performance di danza. Quindi in questo caso è stato un mashup che, diciamo, con l'obiettivo di trovare un filone narrativo a queste fotografie. In un altro caso invece siamo partiti con l'elefante nella stanza, siamo partiti da un concetto che è quello appunto di elefante nella stanza, cioè di qualcosa che è estremamente visibile ed è estremamente, come dire, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ne vuole parlare. E in quel caso invece abbiamo scritto parte dei testi ad hoc e abbiamo sviluppato, diciamo, questo concetto. Quindi anche qui dipende un po' dai mezzi che si vogliono utilizzare. Il mashup viene utilizzato a seconda delle necessità. Ok. E dove li proponete i mashup? Locali, teatri, ovunque? Beh, principalmente per ora le nostre serate, perché in realtà sono sempre... Le vostre serate si tengono nei locali, sapevo sì, io adesso... Principalmente sì, e sì, poi locali. L'ultimo è stato all'interno del Festival Poverazzi, che è un festival... Insomma, noi facciamo parte anche dell'organizzazione, perché è un festival di tutte le arti, diviso in più sezioni, e noi ci occupiamo di quella di poesia orale, e quindi all'interno di una delle serate di questo festival abbiamo proposto questo spettacolo. Ma chi l'organizza Poverarti? Chi se l'ha inventato? È una realtà composita di varie associazioni e collettivi giovanili, ognuno con la sua arte di riferimento. I capofila, diciamo, sono un collettivo di videomakers che si chiama Uma Reels, che si occupano appunto della sezione cinema cortometraggi, e poi hanno dato il là a questo festival di tutte le arti, coinvolgendo quelle che erano invece le realtà che si occupassero di altre arti, di altre pratiche, diciamo, in senso lato. E da quest'anno appunto sono già cominciate le eruzioni, che sono le preparazioni, le serate di, diciamo, di presentazione di questo festival. La prossima sarà proprio questo venerdì, all'Atelier C. Ah, ok. Sono serate molto composite, soprattutto con l'intenzione di volere non solo proporre tutte le arti, ma creare anche dei ponti, dei collegamenti tra le arti. E quindi ci sono, per esempio, prossimo appuntamento ci sarà uno spettacolo teatrale. Noi abbiamo invitato Marco Miladinovic, che è un poeta svizzero molto bravo, no, bravissimo, che farà il suo spettacolo Poesia Totale. E poi io invece mi sono cimentato in una sperimentazione con un sound designer di teatro che utilizzerà la mia voce per fare delle batterie elettroniche. E tutto è trattato da una mostra di fotografia, insomma, cioè, non ci sono muri all'interno di Povera Arte, cioè, è tutto un grande bacino di sperimentazioni. Che bella sta cosa, veramente bella. Beh, mi sembra che Bologna stia rinascendo, no? Ha avuto un attimo di pigrizia, un attimo di... ha sofferto un po' di narcolessia artistica, no? Per vari anni, adesso invece sta ritornando ad essere insomma, una fucina di novità, di ritrovo, di sperimentazione, come dite voi, ma anche di mettersi in gioco, di contaminazione.
Che bella questa cosa, mi piace tantissimo. Allora, continua a scorrere qua, scrittura collettiva. Scrittura collettiva cosa vuol dire? Che siete in tanti a lavorare sullo stesso testo? È questa la scrittura collettiva? Sì, un po' quello che dicevamo prima della creazione dello spettacolo L'elefante nella stanza. Infatti voi si fa riferimento qua a inchiostri e inconsci e all'elefante nella stanza. Esatto, ad esempio all'interno di esperienze di questo tipo scriviamo, cioè ci sono anche dei testi composti diciamo a coppie, e in quello lì ce n'era uno scritto da me e Tommaso, ma poi in altre serate ci sono state cose scritte da Giovanni ed Elena insieme, e quindi sì, insomma c'è anche questo aspetto qua. Insieme poi agli altri sviscerati prima. Okay. Poi abbiamo anche diverse modalità, diciamo, che a seconda un po' di com'è la serata, di che cosa ci viene richiesto, di che cosa vogliamo fare, possiamo performare a coppie, con dei testi scritti a coppie, per esempio io e Riccardo. Ne hanno fatti due molto belli, tra l'altro, e sono andati anche alle finali nazionali di squadra della Lips. Che è una cosa così un po' nuova che si sta sviluppando adesso, e c'erano anche loro. Ok, bellissimo. Ma adesso vabbè, io sono una romanticona, no? Nel senso che secondo me si lavora bene quando si va d'accordo, no? Che valore ha l'amicizia all'interno del vostro gruppo? Tantissimo, secondo me. Sì. Sì, ci saremmo già ammazzati. Sì, esatto. Ok, no. Poi secondo me mi verrebbe da dire che la poesia, essendo un'esperienza molto intima, no? Perché quando tu scrivi di poesia è un pochino più intima che scrivere una canzone, a meno che non, cioè ti metti veramente molto a nudo, no? Anche se non scrivi apparentemente di cose, di storie personali, di esperienze personali, però è il tuo modo di vedere il mondo, no? È il tuo modo di essere colpito dal mondo e di affrontarlo, no? Quando si scrive di poesia in un gruppo poetico, insomma, ci si conosce abbastanza a fondo, mi verrebbe da dire così, no? Sì. Allora. Abbiamo avuto un po' fortuna, è andata bene. No, vi è andata tanto bene, perché guarda, ti raccontavo prima, io ho avuto esperienza appunto con questa associazione, prima via Poeti ad Alta Voce, poi via De Poeti, cioè, non c'erano le persone, non era il gruppo giusto, era il gruppo sbagliato nel momento giusto. È stato bello perché ha dato il là a tutta una serie di cose che però si sono trascinate negli anni finché non sono nati situazioni coese coese, perché l'idea è bella, ma se non ci sono le persone che la portano avanti l'idea muore. E invece ci siete voi, c'è Versante Ripido, insomma siete quelli con cui ho più a che fare, no? Con cui interagisco maggiormente, che avete il valore aggiunto della coesione tra di voi, insomma, per non parlare di amicizia, ma proprio coesione, se non amicizia. E questo veramente sfonda le montagne, cioè non, insomma, avete avuto fortuna e sfruttatela, ecco, insomma, perché ne vale la pena. Allora, l'inclinazione alle contaminazioni, l'interesse per la multimedialità portano all'organizzazione della rassegna invernale Dopalcoff e dall'appuntamento estivo settimanale Doparco. Allora, spoken word music e poesia performativa più importanti della scena nazionale ospitati. Chi sono? Ne abbiamo fatti un sacco. Dobbiamo fare un evento. Il calendario è ricco, insomma. È veramente sì. Molto ricco. Sì, ormai... citiamo qualche nome. Ad esempio, vabbè, una persona che abbiamo ospitato quest'estate, ma che poi... è diciamo il nostro collaboratore esterno più stretto, è Matteo di Genova. Okay. E adesso sta girando con questo spettacolo che si chiama Dixit, noi lo stiamo promuovendo, e quindi insomma c'è stata ad esempio una serata dedicata a lui, ma poi tante altre, sono venuti Simone Savogin, Alessandro Burbank, Sergio Garau, Marco Miladinovic, già era venuto anche l'anno scorso. Dome Bulfaro, che so che viene in radio. Sì, Dome ha saltato, doveva essere nella prima puntata, ma ha avuto un problema di lavoro, cioè un'esigenza lavorativa che l'ha fatto, verrà il 21, Dome. E Guido Catalano, che mi dite di Guido Catalano, il sold out nei teatri poetico? Sono venuta a vederlo qua, sono andata a vederlo qua a San Giovanni in Persiceto, non si entrava nel teatro, posto in piedi. Ho visto delle critiche furiose su Guido Catalano, che però, perdonatemi, per me erano un po' tanto dettate dall'invidia, no? Perché
riuscire a fare sold out in un teatro con un libro di poesia e andare su Radio 2 con un libro di poesia, insomma, non è da tutti, no? È una grande operazione comunicativa, diciamo, anche. Lui è stato bravo a sfruttare quella che era la sua vena e a farla e a plasmarla su quella che era un po' a quanto pare l'esigenza del pubblico, in un certo senso. Sì. Poi anche inventato un'esigenza. Sì, sì. È anche vero che l'obiettivo non deve essere per forza fare i sold out, ecco. L'obiettivo non è per forza, però è eclatante, cioè è il fatto che un poeta giovane, perché insomma Guido è abbastanza giovane, io lo conosco da un sacco di anni, io l'ho sempre reputato una persona, parlo di lui perché ho letto queste cose, cioè secondo me la critica feroce non ha senso. Dire lui non è un poeta, lui non vale niente, o lei non è una poetessa, o lei non è una cantante, o lei non vale niente. Cioè, innanzitutto chi sei tu per dire che questo vale e quest'altro non vale? E poi per me la critica feroce, anche cattiva, secondo me sminuisce prima di tutto chi la fa. Nel senso che esprimere un dissenso deve essere sempre una cosa critica e obiettiva, mai soggettiva e rabbiosa, perché sennò ti esprimi prima di tutto un tuo disagio, non tanto una critica costruttiva. E io tendo sempre a prendere le difese, indipendentemente da chi è, dalla bravura o meno, che anche quella, insomma, a meno che non ci sia un'eclatanza di incapacità, però la bravura è sempre una cosa che ad un certo punto sconfina nel gusto personale, però non mi piace, cioè anche perché secondo me Guido, ma anche voi, cioè voglio dire, chi sta lavorando bene, chi sa far valere i propri mezzi, no? E li sa sfruttare, va senz'altro apprezzato. Quindi per quello che mi è venuto di parlare di Guido Catalano, ma non solo di lui, cioè se qualcuno avesse mosso una critica, che so, anche su uno di voi, mi sarei arrabbiata, no? Perché non è costruttivo, non serve a niente, insomma. E niente, ma sono un po' divagato, ma va bene, torniamo su di voi. Allora, spoken word music, si parlerà anche dello spoken word, quindi a voi di spoken word non chiederò niente perché ho una puntata dedicata allo spoken word. Slam online. Lo slam online, dai, l'ho scritto in grande, quindi slam online. Questa è una bella parentesi per noi, è nata da un'idea di Toy, che è lui. Quello che non entra mai in camera, vieni dentro. È sempre riferita... No, c'è Riccardo e Toy che sono tagliati in metà, c'è un occhio di Riccardo e un occhio di Toy, poi aggiungiamo le due facce insieme e vediamo che cosa succede. Speriamo di aver beccato la metà giusta. Ma sì, dai, va bene così, va bene così. Come vedi le domande cambiano, però più o meno, no? Ritorniamo sempre al concetto della multimedialità e dei vari ambiti e modi e mezzi attraverso i quali esprimere la poesia e i concetti poetici. Ma spiega che cos'è questo slam online, cioè non stiamo sul vago, io lo so perché ce l'ho scritto qua, però l'ho visto, okay. Insomma, però che cos'è lo slam, cos'è l'idea dello slam online? Ci si sfida, uno manda il video con la propria poesia, si metterete, la gente vota. Sì, abbiamo cercato, non proprio, abbiamo cercato di riproporre l'anno scorso, era un'idea che ci girava in testa da un po', di riproporre uno slam poetry sul web. Di conseguenza abbiamo cercato di mantenerlo, per quello che riguarda la prima edizione, cioè quella passata, il più puro possibile, con tutte però le implicazioni che ha a spostare le regole che ha uno slam poetry, che sono quelle che vi ha detto prima Tommaso, sul web. Quindi abbiamo lasciato il limite dei 3 minuti, l'assenza di oggetti di scena, diciamo, per quanto poi su video probabilmente ogni cosa sia un oggetto di scena, però insomma volevamo la presenza del poeta a recitare in prima persona davanti alla videocamera, e ci siamo un po' anche noi fermati a guardare che cosa si inventava la gente, e sono usciti prodotti molto interessanti. Per quello che riguarda invece il voto, che come abbiamo detto prima deve essere un voto popolare, noi abbiamo pensato invece di... Abbiamo barato. Abbiamo pensato di selezionare
una giuria composta da 10 esperti giganteschi, fortissimi e bravissimi di un po' tutti gli ambiti, dai poeti più classici ai rapper, e mandargli i video che sono arrivati, far selezionare a loro i vincitori del contest, che poi sarebbero però venuti a Bologna, ospitati da noi, e avrebbero riproposto le loro poesie dal vivo in uno slam poetry vero e proprio, con la giuria pubblica e il voto pubblico. Questo è stato fatto, tra l'altro, proprio all'interno del Festival di Poverarte dell'anno scorso. E quello okay. che allora. Quest'anno è forse un discorso anche più incentrato sulle possibilità che ti dà l'esistenza di una videocamera. Quindi il modo in cui tu puoi giocare con la scenografia, con la regia, con l'autoregia, perché è un aspetto che magari non è stato molto approfondito l'anno scorso, che era in via un po' sperimentale. Invece sarebbe molto interessante vedere come l'ampliamento dei mezzi di comunicazione permetta un ampliamento delle possibilità espressive. Questo è un po' la scommessa su cui vorremmo puntare. Ci lanciamo un po' più in là. Esatto. Bella, bella sta cosa, bella. Ma adesso vi faccio un domandone. Ho due domandoni perché sono già le 22:48 e ci sono prima domandona, ma dove tirate fuori i soldi per fare tutto ciò? Perché io ho una teoria che quando l'idea è buona non servono tantissimi soldi, no? Sì. C'è anche un po' l'arte da arrangiarsi. Dove tirate fuori i soldi? A parte Tommy che si prostituisce. Però ultimamente non... da quando ho cambiato taglio di capelli. È la barba, ti rende troppo macio, è la barba. No, per fortuna o per sfiga. No, ma sembra una domanda stupida, ma in realtà non lo è, no? Perché... Apposta. Bisogna chiedersi perché in Italia ci sono pochi soldi per l'arte, ad esempio. In Italia ci sono pochi soldi per l'arte, pochi soldi per le pensioni, pochi soldi per i restauri, pochi soldi per le fogne di Bologna, che ogni volta che nevica si allaga Bologna, però vabbè, lasciamo stare. Lascia stare. Allora, ma noi alla fine, lavorando piuttosto duramente, ci siamo sempre più o meno con le attività ripagate le iniziative, quindi con il piccolo cachet o il rimborso del locale, pagando anche quando possibile, anzi praticamente sempre, riusciamo a pagare gli artisti e a tenere qualcosa per noi per sviluppare queste cose qua. Questo ovviamente implica che noi facciamo una quantità di ore di volontariato per la causa infinita, però sempre con la prospettiva che questa cosa poi magari porti un giorno ad essere non solo autosufficienti ma anche produttivi in un certo senso, non è tanto nel senso finanziario quanto più nel senso proprio di sustentamento sia personale che dell'associazione. In questo senso, tra l'altro, Matteo di Genova, che sta andando in giro col suo spettacolo, per esempio, sta portando con sé adesso sarebbe tutta una parentesi da aprire troppo lunga, però nel senso, sta portando con sé degli oggetti molto particolari che abbiamo prodotto noi, all'interno dei quali è possibile, attraverso un QR code, so cos'è, aiutami. Il QR code è un quadratino. Ha quel quadratino che sembra un labirinto, no? Esatto, è quel quadratino. Ci passi sopra il telefonino, ti apre un mondo. Esatto, stanno in giro praticamente vendendo a poco prezzo questo cartello, è un cartello di uscita, perché lo spettacolo è incentrato tutto su una porta di un'uscita di sicurezza. Sta vendendo questo cartello con dietro questo QR code e si porta in giro le sue poesie. Il QR code poi apre una playlist con le sue poesie orali e le sue tracce, diciamo. Questo è un modo per lui di finanziarsi il tour, per noi di finanziare i nostri progetti e la stampa di altri potenziali materiali, e quindi di fare effettivamente poesia multimediale non solo come velleità, ma anche come dire, ricerca anche di mercato. Mamma mia, mi è venuto l'attacco d'orchitticare alla ricerca di mercato, aiuto. No, comunque interessante, perché veramente la creatività mette in campo tutti i mezzi che si hanno a disposizione e la rielabora, no? Quindi per ottenere uno scopo, no? Molto interessante. Allora, l'altra domandona era, ma non so se ve la faccio all'inizio della puntata, dicevo gliela faccio alla fine perché è la domandona della serata, poi più vado avanti più mi sembra una cavolata. Eugenia, aiutami tu che sei una donna. Vai.
ma la poesia salverà il mondo? Fa cagare come domanda, è terribile. Sapevo che... salverà il mondo? Non lo so, io... Lo aiuta. Io sto molto meglio da quando la faccio, quindi non so, per i singoli individui direi di sì, per il mondo in generale... Bisognerebbe che fosse molto capillare e che influenzasse molto la cultura e la società. Se i singoli individui stanno meglio, sta meglio anche il mondo. Questo è vero. No, se in realtà se avesse paradossalmente l'influenza che ha la musica, mantenendo però dei contenuti forse a volte anche meno pop, potrebbe avere un'influenza fino a salvare il mondo, non credo. Però qualcosa di buono secondo me salverà mai il mondo. Secondo me no, ad esempio. Secondo me una cosa buona la può fare, non so cosa, ma qualcosa di buono sì. Adesso Silvia, hai diviso la nostra amicizia con questa domanda. No, dai, non è possibile. È una domanda. Posso dirla, Ugo, cazzutissima, cioè proprio scema da matti? Allora, finiamo perché siamo in conclusione, però nelle vesti... Aspetta, che questa è una parola che a quest'ora senza occhiali non riuscirò mai a dire. Nelle vesti di prototipale etichetta poetica, ho detto bene? Prototipale, sì. Nell'autunno 2017 Zoppalco organizza il tour italiano per lo spettacolo Dixit di Matteo di Genova, di cui abbiamo appena parlato. Vincitore della sezione poesia orale di Povera Arte Festival 2017. A fianco a quella alla questione logistica si occupa di produrre materiali artistici promozionali legati allo spettacolo, esatto quello che mi avevate detto. E da autunno 2017 siete divenuti associazione culturale. Perché avete deciso di fare l'associazione? Ce lo siamo chiesti anche noi dopo averla fatta. Beh, sicuramente consente di fare le cose tutte più in chiaro e soprattutto dà l'accesso anche a dei bandi che, non so, è una cosa che ora vorremmo sfruttare, cercare se ci sono delle cose anche magari del comune di Bologna o cose del genere per vedere di trovare dei finanziamenti, degli spazi e delle collaborazioni fruttuose, insomma. Poi comunque l'attività è grande a livello di serate o da organizzare. Il progetto di etichetta Matteo che va in giro era per dare una svolta a noi a tutto il nostro lavoro, insomma era la cosa da fare, era un passo naturale, non è stato niente di drastico, ecco, bisognava farla. Ci siamo lanciati fuori dal nido, esatto. Ok, cioè lui mi piace perché ha queste frasi che riassumono tutto, no? Ma allora dimmi. No, ce l'ho tutte scritte sulla mano, poi dopo te la faccio vedere. Ah, ok. Sì, hai un'ottima vista comunque, 12 decimi, perché se io me le scrivo sulla mano sono nelle tesche. Allora, siamo quasi in conclusione, vero Ugo, se non sbaglio? Qualche minuto c'è ancora, ovviamente. Ok, qualche minuto. Allora, non so se ve l'ho chiesto all'inizio, ma diamo una conclusione cosiddetta circolare all'intervista. Come è nato Zoppalco? Cioè abbiamo detto che come a chi è venuta l'idea, perché è nato, qual è stata la scintilla che ha dato la vita al tutto? Qual è stato il Big Bang di Zoppalco? Beh, tu c'eri. Sì, tu c'eri. Sì, c'era la Silvia. È stato grazie a Silvia, vedi? È stato la sera di uno slam allo spazio in due. Ok. Sei stato tu con Nicolò nel gennaio del 2006. Sì, ok, ci sono, ok. E la buona parte di noi erano concorrenti di quello. Sì, mi ricordo. Senza conoscersi. Esatto. Non vi conoscevate quella sera lì, lo spazio in due? No, chi di noi non era concorrente era nel pubblico. Chi ma pensa te! Sì, e dopodiché l'idea è venuta a Nicolò Gugliuzza. Nicolò già la ordiva, in realtà sì. La serata ci ha chiamato tutti perché voleva che ci incontrassimo. Esatto. Dopo abbiamo iniziato a scriverci delle mail infinite come se fossimo nel 2003 e i social network non esistessero. Ricordo questa mailing list enorme con queste mail lunghissime e non ci capivamo niente. Poi per fortuna un giorno abbiamo deciso di vederci
ci siamo visti e piano piano le cose sono venute molto più semplici. Ci hanno preso un po' la mano, l'idea iniziale era quella solo di organizzare quello che abbiamo chiamato Poetry Jam, quindi come l'hai definita tu, una sorta di jam session poetica a cadenza mensile, perché mancava a Bologna, sul territorio bolognese, un punto di ritrovo per la poesia e per la poesia performativa. Sull'idea, tra l'altro, di un collettivo di Milano che si chiama Tempi Diversi. Okay. Cioè, l'idea a Nicolò è stata fornita dal lavoro di questo collettivo, che è ancora attivo, anzi, fanno delle cose fantastiche, molto belle, con cui siamo sempre molto in contatto. E lui venne giù da Milano con questa idea e quindi fece un giro di chiamate e poi ha rotolato tutto verso l'associazione, dopo lavorando i primi mesi che naturalmente è voluto, che è rotolato, cioè una roba, cioè, sembra la carta igienica che fa, cioè quella volpina, hai capito, che rotola e si srotola, no, per favore, no. Ok. Allora, prossimi appuntamenti e soprattutto, vabbè, sempre coordinate per trovarvi. Vabbè, allora, la pagina è Zopalco, no? Su coordinate, sì, io sono un po' agé anch'io, uso delle terminologie che sono un po' desuete, ma va bene. Allora, la pagina Facebook è Zopalco, no? Dove tenete ovviamente aggiornato il calendario degli eventi. Esattamente, la pagina Facebook è Zopalco, potete guardare anche la pagina del Poverarte, dove si troveranno tutti gli eventi di Poverarte di quest'anno e tutti gli eventi di Eruzioni, attendendo che arrivi Poverarte vero e proprio ad aprile. La nostra mail è zopalco@gmail.com, quindi molto semplice, molto facile da ricordare, e a più o meno tutti noi ci potete trovare su Facebook con i nostri nomi di battesimo. Ok, che adesso aspetta che ve li ripeto, così allora Eugenia Galli, che è la più riconoscibile perché è l'unica ragazza del gruppo di stasera, poi c'è Riccardo Iachini, ciao Riccardo, poi c'è Tommaso Galvani e Toi Giordani. Ma in quanti siete in Zopalco? Allora, l'associazione, le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione sono queste qua che vedi adesso, quindi siamo noi. Il lavoro di Zopalco è stato portato avanti da 9 persone e le altre 5 sono Nicola Gugliuzza, Francesca Dagnano, Biceiezzi, Giovanni Monti e Elena Bellinetti. Ok, perfetto. Allora, assolutamente importantissimo, vi aspettiamo prossime date. Dai, prossimo appuntamento, questo è importante. Venerdì 17? Esatto, venerdì 17 per la data di all'Atelier C per Eruzioni, cioè l'Atelier C via, dai, di tutto. Facilitaci il compito. In che via è l'Atelier C? L'Atelier C è in via San Vitale numero 16. In via San Vitale si trova Ateliersi. A Bologna, non mi ricordo il numero. Anche su Facebook, insomma, i siti di ricerca, eccetera, eccetera. Lo troviamo. Ok, venerdì 17 che si fa? Venerdì 17 c'è una mostra di fotografia non corpi. In tutto il nulla, cioè la parte antistante al teatro, e poi all'interno invece della sala grande, cioè il teatro, ci sarà lo spettacolo di Giuseppe Mortellitti, un attore teatrale di Roma, che porta il suo spettacolo 84 gradini, che ha vinto anche il Fringe, insomma è uno spettacolo pluripremiato e molto interessante, e comincerà alle 20:30. E poi ci sarà Marco Miladinovic con la sua poesia totale, che abbiamo chiamato noi. Ci sarà ci sarò io che farò questa strana performance vocale con Andrea Gianessi, che è un sound designer teatrale, un cantautore anche, che userà le macchine attraverso la mia voce. Poi ci sarà, non finisce più, ci sarà il live set di Berg, che è un ragazzo di Milano che anche lui utilizza soltanto la voce, però è una specie di one man band solo con loop station e microfono. Bellissimo. E poi, infine, DJ set fino a notte fonda di Fili Balò, che è un ragazzo che ha bellissimi vinili vintage e quindi suono caldo della musica come si faceva una volta. Per la cronaca, dalla regia mi dicono che via San Vitale 69. 69. Quindi è pure facile da ricordare. Sì, non diciamo perché, vabbè. Dunque, allora... Esatto, assolutamente importante che è lo siete andati via un attimo. Aspetta, scusa un attimo, che la voce ti faccio ripetere, perché c'è stato dopo il via San Vitale 69, c'è stato. Esatto, non,
non ci siete, ripeti, Toi, sì. Stavi dicendo? Stavo dicendo che poi c'è la nostra prima serata, no, sarà tutta nostra, che è proprio lo Zopalkoff di cui parlavi prima, okay. In cui abbiamo cercato di fare un minestrone di poesia di tutti i tipi, e sarà il 24 novembre, quindi non questo venerdì che c'è le eruzioni, ma il prossimo, al Mercato Sonato, in via Tartini. Ah, che bello. In via, stai andando via, c'è un problema di connessione. Allora, via Mercato Sonato, via... Via Tartini, numero 3. Tartini, un grande compositore. Subito dopo San Donato, comunque, subito dopo il primo ponte di via San Donato. Esatto. Ok, Mercato Sonato, S Donato. Ok, perfetto. Allora, io direi che, dimmi Ugo, vado avanti o diamo la buonanotte? No, dai, un paio di minuti ci sono ancora tranquilli. C'è Ugo che si diverte da morire, quindi lui starebbe qua tutta la notte. Allora, ti facciamo una panoramica velocissima degli ospiti che ci saranno. Dai, grande. E in apertura di serata ci sarà sicuramente un pochino di microfono aperto per chi si vuole iscrivere, chi ci sta ascoltando. Poi ci sarà la presentazione di Argo Poesia, che è un annuario molto importante di poesia contemporanea, con diversi autori che verranno proprio a leggere: Cristian Sinicco, Domenico Bracciale, Vito Bonito, Carolina Rossi, Franca Mancinelli, eccetera. Poi ci sarà Luca Rizzatello, che è il capoccia di Proof Rock Spa Edizioni, che ci porta uno spettacolo stranissimo di poesia su techno e visual particolari. Poi ci sarà il live di Paolo Grati, che è partiture per un addio, anche lui spoken word music, quindi elettroniche letture, con Simone Pirovano, e infine un concerto live di Alan Moons, una band bolognese. La sua band bolognese. Cioè, in pratica, in tutte le serate di Zopalco potete vedere Toi che si esibisce in vari modi. La prima volta. È un uomo multimediale, come si suol dire. Ma avete progetti anche singoli o vi muovete come artisti singoli o vi muovete solo nel contesto di Zopalco? Arriva. Cioè, Eugenia fa qualcosa di suo... E Riccardo fa qualcosa di suo? Le danno dei soldi in mano e poi le dicono vai, vieni da noi. Le danno dei soldi per fare delle cazzate. No, piano piano faremo anche dei progetti singoli da promuovere però come collettivo. Cioè, quello lo immaginavo, cioè il contesto è quello, no? In cui però vi muoverete anche singolarmente. Okay. Stiamo lavorando a dei progetti anche da singoli. Ok, perfetto, questa è una cosa interessante. Allora, Ugo, io ho esaurito le domande, ho quasi esaurito il prosecco, loro hanno esaurito il rosso, quindi direi che innanzitutto ringraziamo i ragazzi di Zopalco, perché l'iniziativa è l'intelligenza e la creatività e soprattutto la passione e la grande volontà. Queste sono le caratteristiche, secondo me, che ti fanno andare veramente avanti con il valore aggiunto della grande coesione che c'è all'interno del gruppo. E poi che cos'è che volevo dire? Ringrazio naturalmente i ragazzi, tutti quelli che ci stanno ascoltando sia su Facebook che su vari canali, e chiedevo a Ugo di ripetere i nomi delle radio con cui siamo affiliati. Io uso dei termini che sono d'un obsoleto terribile. Comunque, Ugo, mi ripeti tutto l'elenco delle radio con cui siamo in contatto? Ma certamente, cara Silvia. Le radio sono sempre Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio, poi ci sono Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ok, e ricordiamo che questa puntata, come la puntata scorsa e come tutte le puntate e i programmi di Radio Sayut, potete è reperibile sul canale YouTube di Radio Sayut, giusto? Esatto, già da domani. Invece, appena finita la trasmissione, dopo qualche minuto sarà già disponibile invece su Facebook. Ah, perfetto, sulla pagina di Radio Sayut, perfetto. Che esattamente. Benissimo, questa è una cosa molto interessante, quindi ragazzi, se volete condividerla, condividetela. E niente, direi che a questo punto possiamo andare a nanna, la serata è stata bella, il vino è finito, non so il vostro, ma il vostro l'avete rovesciato, quindi questo veramente mi avete un po' deluso. Cosa? Dopo mi ciuccio i jeans. Che schifo, dai, che conclusione terribile. Non si spreca allora mai nulla.
Vai, no, no, ma stai scherzando, poi il vino, parliamone. Allora, io ringrazio i ragazzi di Zopalco, in bocca al lupo, un arrivederci a presto, ringrazio Ugo che mi supporta sempre in regia, un bacione a tutti, buonanotte. Ciao. Grazie a tutti. Think twice. Buster Keaton, Tibe. Per se strade fratte sotto zero, camminiamo quatti quatti senza farci vedere. Noi che abbiamo un nostro posto, per te il posto è già pieno. Ovunque andiamo quanti sbatti, quatti quatti.